Nello zoo di 105, Adam Kadmon. Da qualche anno circola una teoria secondo cui le banche avrebbero in mano il mondo. Non le democrazie, non le dittature, le ideologie, tantomeno i governi, solo le banche. L'uomo, per quanto dotato di coscienza, sarebbe dunque schiavo di un sistema di cose che non dipendono certo dalla sua buona volontà, ma dai capricci di ingordi adoratori del dio denaro. Sono Adam, la sentinella dell'informazione. Burattini e burattinai, un gioco delle parti senza fine. Vi vedo fare la coda alle poste per effettuare i pagamenti. Vi vedo accendere un mutuo per comprare la casa, per mettere su famiglia, per i vostri figli, chiedere un prestito per comprare un vestito firmato, per un'auto nuova, per supplire alle spese mediche di una persona cara. Avete scelto voi questo tipo di vita? Io non credo. Figli, maledetti figli invisibili che in base alle esigenze dei potenti spingono la società a comprare ciò di cui non ha bisogno, a indebitarsi. In nome di cosa? E mentre si succedono i presidenti del Consiglio, le banche sono sempre lì. Sono loro che decidono per voi. Il debito pubblico aumenta sempre di più. Tasse sul denaro. Non potete far nulla senza il denaro. Non a caso, nel libro della Rivelazione di San Giovanni, l'Apocalisse, si legge che l'Anticristo avrebbe messo il suo marchio sulla fronte e sulle mani degli uomini, senza il quale nessuna transazione sarebbe stata possibile. Il simbolo del dollaro, la tripla S con la barra in mezzo. Non ricorda forse il tristemente noto 666, sulla cui interpretazione da anni si battono invano i ricercatori delle verità esoteriche? A volte le cose sono molto più semplici di quanto si pensi. Ad ogni modo, il denaro che utilizzate non è dello Stato, è di Banca Italia. Attenzione, non ho detto Banca d'Italia, quella sarebbe vostra. Ho detto Banca Italia con la K, che è privata. Il prezzo che si paga alla tipografia per stampare il denaro è ciò che viene chiamato signoraggio. E non è una recente invenzione. Risale ai tempi dei babilonesi. La prima crisi economica avvenne proprio a Babilonia nel XVIII secolo a.C. I cittadini erano cavalieri in tempo di guerra e contadini in tempo di pace. Ognuno di loro possedeva appezzamenti di terra in grado di soddisfare le proprie necessità. Il grano in eccesso veniva depositato presso raccoglitori governativi, ottenendo in cambio dei certificati di deposito. Questa fu la prima moneta che la storia ufficiale ricordi. Tutto sarebbe filato liscio se i gestori dei certificati, ad un certo punto, non avessero avuto la diabolica idea di prestarli privatamente, maturandovi interessi e facendo in modo tale che i debiti non potessero essere mai saldati. La legge dell'epoca prevedeva infatti che l'insolvente divenisse schiavo del creditore, ma il previdente re Remsen, compreso l'inganno, decretò l'annullamento di tutti i debiti. L'esercito che lo proteggeva era costituito dai possidenti terrieri e lui non poteva permettere che diventassero tutti schiavi degli improvvisati banchieri. Poiché il lupo perde il pelo ma non il vizio, il re diede loro una scelta: essere giustiziati o andare in esilio. Ovviamente scelsero la seconda opzione e andarono in Egitto. I faraoni troppo egocentrici in cambio di adorazione e tributi consentirono ai furbi banchieri di dominare per ben 1500 anni fino all'arrivo di Alessandro il Macedone, che li mandò nuovamente in esilio, purtroppo, in Occidente. Di questi banchieri egizi parla anche la Bibbia, dove un certo Giuseppe da solo creò una crisi creditizia simile a quella irachena, con la sola differenza che i debitori, non intervenendo i faraoni, dovettero vendersi come schiavi pur di poter dar da mangiare alle loro famiglie. A distanza di millenni, secondo la teoria del signoraggio, le cose non sono cambiate. Chi stampa le banconote viene pagato per un valore pari a quello della banconota stessa, cui si aggiunge il lavoro effettuato nel realizzarla, oltre il costo del materiale di cui è composta. Esempio, 100 euro costano allo Stato italiano il valore nominale della banconota, ovvero 100 euro, più il valore della carta della banconota stessa, ovvero 20 centesimi, oltre il lavoro per realizzarla, circa un euro. In tutto ben 101 euro e 20 centesimi. È chiaro che in questo modo il debito pubblico sale senza poter essere mai saldato. Per cucire questa falla basterebbe togliere alle banche private il compenso nominale della banconota, eppure nessuno interviene, neppure nei paesi dove esiste una legge per farlo. Negli Stati Uniti, qui, la banca privata autorizzata alla stampa delle banconote si chiama Federal Reserve Bank. In questa patriottica nazione esiste l'ordine esecutivo 11110, che consente al governo di stampare direttamente le banconote. Ebbene, gli unici due presidenti che ci hanno provato, Abramo Lincoln e John Fitzgerald Kennedy, sono stati assassinati. I due presunti responsabili sono stati anch'essi uccisi prima di poter spiegare il perché del loro gesto. Erano folli? Erano stati obbligati a farlo? Forse sono finiti nelle micidiali spire dell'antico serpente? Sta di fatto che i vice e tutti i presidenti che si susseguirono alla Casa Bianca lasciarono la sovranità di stampa
alla Federal Reserve. L'ordine esecutivo 11110 è ancora in vigore, ma qualcosa mi dice che neppure Obama, premio Nobel per la pace, lo applicherà. Minchia, che pezzo! Bravo, bravo!